questo rapporto tra il lavoro dal lato umano dell'uomo, che è espresso molto bene sia nel brano biblico della Genesi, quello che vi ho detto prima, e anche nel messaggio del nostro arcivescovo che riprende l'enciclica di Giovanni Paolo II, la Bolle di Sanctis. Nel brano biblico della Genesi si racconta che l'uomo è stato posto nel giardino del mondo con il compito di coltivarlo e di custodirlo. Gli studiosi dicono che sono due verbi impegnativi, che sono due verbi che indicano la caratteristica grande, bella, straordinaria del lavoro dell'uomo. A che cosa alludono questi due verbi? Alludono da un lato all'impegno che viene consegnato all'uomo di trasformare il mondo, di migliorare, di diventare il Signore, non il padrone, il Signore, di concorrere quasi alla creazione con Dio. E dall'altro lato questi verbi indicano l'impegno che viene assegnato all'uomo, proprio nell'esercizio del suo lavoro, l'impegno a scoprire il segreto del mondo, il mistero del mondo, la verità più profonda. Pensate che concezione